Cari amici di Gemma TV, bentrovati. Oggi ci troviamo a Taverna, connubio perfetto tra arte, cultura e natura. Ma la sua qualifica più bella è che Taverna è la città natale di Mattia Preti, il più grande pittore calabrese di tutti i tempi, gloria artistica nazionale e internazionale, le cui opere sono sparse in tutto il mondo. Ma Taverna non è soltanto Mattia Preti, infatti è ricca di molte attrattive turistiche. Nella piazza centrale, nel punto più alto, si può godere di una vista meravigliosa che si affaccia a valle sulla cima delle montagne Silane, alternata dai colori della ricca vegetazione. Come non ricordare poi la lunga serie di chiese, in particolare la chiesa di San Domenico. Annesso alla chiesa vi è il Museo Civico. E adesso, prima di iniziare il nostro viaggio nella contemplazione delle bellezze artistiche di Taverna, ascoltiamo quanto ci comunica la nostra Concetta Caccamo. Taverna è un piccolo comune nel Catanzarese, situato tra due torrenti, in una posizione di naturale bellezza tra i boschi della piccola Sila, in grado di offrire una vista spettacolare sulla valle e sulle cime che si innalzano tutto intorno. Il territorio di Taverna ricade in parte nel Parco Nazionale della Sila e comprende alcune pittoresche località turistiche quali il villaggio Mancuso e il villaggio Racise. Molti sono i punti naturalistici da visitare nei dintorni, tra i villaggi creati all'interno del parco con le tipiche casette in legno, perfettamente incastonate nella vegetazione della Sila. Taverna è città d'arte, il museo che ospita le tele di Mattia Preti è continua meta di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Nel territorio di Taverna ricadono in parte le sponde del lago Ampollino, uno dei tre laghi artificiali della Sila, che regalano piacevoli momenti di relax immersi nella natura selvaggia e suggestiva. L'antico centro cittadino custodisce strutture importanti dal punto di vista storico e artistico. Nella storica piazza San Sebastiano sono presenti alcuni edifici dell'antica nobiltà cittadina e la splendida chiesa antica di San Domenico, risalente al 400, restaurata e ampliata più volte nel corso dei secoli. Non distante dal centro è possibile visitare i resti di Taverna Vecchia, risalente al X secolo, abbandonata dai suoi abitanti nel 400, tra cui spicca la torre di guardia del Baiolardo. Ed eccoci, siamo davanti alla bellissima chiesa di San Domenico. Adesso passo la linea a Don Antonio Ranieri, parroco di Taverna, e a Don Fabio Pullano. Ci troviamo nella chiesa di San Domenico, nella comunità di Taverna. E questa chiesa custodisce le bellezze delle opere di Mattia Preti e l'arte, oltre a raccontarci la bellezza di quello che descrive e racchiude, l'arte, soprattutto l'arte religiosa, ci parla anche di Dio. E come sappiamo c'è quell'espressione molto bella che la bellezza salverà il mondo e in questa chiesa possiamo un po' gustare parte di questa bellezza,
una bellezza che ci parla appunto di Dio. Infatti Mattia Preti in queste opere ci racconta i misteri della nostra fede cristiana. E allora attraverso l'arte la nostra anima si può anche elevare a Dio. Se pensate che nel tempo, soprattutto nel passato, l'arte era un Vangelo raffigurato in un contesto dove era difficile tante volte conoscere il Vangelo, un po' perché veniva parlato e veniva spiegato in una lingua non comprensibile. Allora l'arte diventava il modo per arrivare a Dio, perché gli occhi, i sensi percepivano la bellezza della nostra fede cristiana. E qui noi in questa chiesa troviamo appunto queste opere di Mattia Preti, non solo in questa chiesa di San Domenico, anche in altre chiese qui di Taverna, come anche in altri luoghi d'Italia. Mattia Preti, ecco, è stato originario qui di Taverna, e quindi qui abbiamo il grosso del suo patrimonio. La nostra comunità di Taverna, forte di questo patrimonio, ecco, ne va molto fiera, però non solo, perché è una comunità molto, molto presente, molto vicina alla vita della comunità ecclesiale. Infatti l'intero anno sociale è scandito da tanti eventi liturgici, per cui nella storia e nel tempo tutta questa bellezza ha in un certo qual modo fatto la sua parte nell'avvicinare la comunità sempre di più al Signore. La comunità di Taverna vive, ecco, di tradizione e feste popolari, cominciando dalla festa di Gesù Bambino, che inizia dal 28 di dicembre e termina con la festa liturgica dell'Epifania del Signore il 6 gennaio. Questa festa è molto sentita dalla comunità di Taverna perché appunto raggruppa non soltanto la comunità di Taverna ma anche i vari paesi limitrofi, perché è che una festa che riguarda soprattutto, ecco, la devozione al Santo Bambino e della festa dei bambini. Questa festa si svolge soprattutto il 6 gennaio, dove dopo le celebrazioni eucaristiche della mattina, il pomeriggio, c'è la processione del bambinello per poi concludersi con la tradizionale incontro tra Gesù Bambino, Maria e Giuseppe, per poi riprendere appunto la via della chiesa e terminare, ecco, così la festa. Oltre alla festa di Gesù Bambino, durante l'anno ci sono altre feste più liturgiche che danno lustro alla vita spirituale della comunità di Taverna. Penso alla festa della Madonna delle Grazie, penso alla festa di San Giuseppe, penso appunto alle 40 ore che in qualche modo danno come preghiera il tempo massimo appunto di tutta la Quaresima, con 7 turni di 40 ore. Poi un'altra festa, diciamo, che viene sentita dal popolo tavernese è la festa che si svolge ogni 3 anni, della festa del Venerdì Santo, dove un carico abbastanza importante dal punto di vista organizzativo fa sì che questa festa diventi anche un'attrazione per molte persone che in qualche modo vogliono meditare, far sì che la vita spirituale aumenti sempre di più dal punto di vista anche delle tradizioni. E ci sono le feste della Madonna del Carmelo, la festa della Madonna del Rosario e poi altre feste che in qualche modo costituiscono tutto l'arco dell'anno liturgico. Il 20 gennaio abbiamo la festa del Santo Patrono, ecco, di San Sebastiano. Questa festa del 20 gennaio è soltanto liturgica. Scendiamo a San Sebastiano nel mese di ottobre dalla chiesa di Santa Barbara nella chiesa di San Domenico, dove si svolge il novenario dedicato a lui per appunto la tradizionale
festa di ottobre, che si svolge appunto nella chiesa di San Domenico, dove ci sarà appunto la processione con la fiera. Iniziamo adesso un viaggio senza tempo sulle origini storiche e mitiche di Taverna, che si perdono nella memoria e nei tempi antichi. Benvenuti, mi presento brevemente, io sono Giovanni Duro, sono uno dei soci fondatori della cooperativa Artè. Ci troviamo all'interno dell'antica spezieria del convento di San Domenico. Qui i padri domenicani vendevano i loro prodotti, quindi era l'antica farmacia del convento. E il mobilio si è conservato come era in origine, quindi stiamo parlando del 1600, anche 1700. Il legno è lavorato anche a foglia oro. E le figure che si vedono sono delle silhouette dipinte e ritagliate e incollate sul legno, quindi una tecnica del decoupage che è tornata tra l'altro di moda qualche decennio fa. Gestiamo dall'ormai lontano 2017 i servizi integrati del Museo Civico di Taverna. A Taverna si viene per Mattia Preti. Però c'è anche una cosa da dire fondamentale che riguarda la storia di Taverna, perché è molto più antica di quel che si può pensare. È stata fondata probabilmente dai greci e affonda nel mito. Si narra che sia stata fondata il primo nucleo dalle tre sorelle di Priamo, fuggite dalla distruzione della guerra di Troia e approdate sulla costa calabrese. C'è da dire che il nucleo originario di questa cittadina è appunto sulla costa, è stata fondata ad Uria, nella una frazione adesso di Sellia Marina. Poi a partire dal Novecento c'è questo spostamento delle popolazioni verso l'interno e quindi il nucleo fondamentale di Taverna si sposta sul Monte Paramite, che è qui vicino, un paesino qui vicino si chiama Albi. Ecco, quella era la Taverna Vecchia, cosiddetta Taverna Vecchia. Hanno fatto degli scavi e a partire dal XV secolo poi fu ricostruita qui, dopo la guerra, la distruzione a seguito della guerra tra gli Angioini e gli Aragonesi. Ecco, questo poi il primo nucleo è stato quello del quartiere di Bompignano, che è il quartiere più antico di Taverna, e la chiesa più antica è Santa Maria Maggiore. Ecco, noi ci troviamo adesso nel complesso monumentale del San Domenico. Un invito a tutti di venire a trovarci perché merita di essere visitato questo borgo, tra l'altro bandiera arancione. È arrivato adesso il momento tanto atteso di fare un viaggio all'interno del Museo Civico, ospitato nel suggestivo edificio un tempo convento dei Domenicani fondato nel 1465. Ci troviamo negli spazi dell'antico convento che era dedicato a San Domenico, fondato a Taverna nella seconda metà del 400. Spazi che sono stati utilizzati in diversi modi, come carcere, come mattatoio comunale, poi negli anni recuperati per dare la possibilità ad un patrimonio artistico straordinario di avere nuove possibilità di fruizione. In questa sala ci sono le opere dedicate a Gregorio e Mattia Preti, che trovano poi un'ulteriore visibilità nella chiesa monumentale di San Domenico e nelle principali chiese di Taverna. Il museo nasce con primi atti istituzionali nel 1990 e in oltre 30 anni di attività nel territorio sia regionale che nazionale ha costruito un patrimonio artistico prevalentemente dedicato al Novecento e all'arte contemporanea e parallelamente ha dedicato una particolare attenzione alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione dell'opera di Mattia Preti e del patrimonio che era di uso demaniale al comune di Taverna. In modo particolare questa sala ospita la Madonna degli Angeli che potete ammirare dietro le mie spalle, è una tra le opere recuperate dagli edifici ecclesiastici soppressi con le leggi governative e quindi passati in uso demaniale.
E di fronte abbiamo Gele che uccide Sisara di Gregorio Preti. Gregorio Preti che era stato il primo maestro di Mattia Preti, accolto a Roma nella sua bottega, e iniziò questo straordinario percorso professionale già da bambino. C'è questa ipotesi che Mattia Preti si trovasse già a Roma all'età di 8 anni e quindi riuscì a vedere tutto quello che accadeva nella capitale, comprese le grandi opere di Caravaggio, e attraverso questa prima esperienza dei grandi maestri riuscì poi a sintetizzare la sua cifra creativa, soprattutto dedicata all'arte sacra, e la particolarità della sua pittura è proprio questa teatralità e soprattutto la possibilità di mettere in relazione l'umanità con il sacro. E infatti nella Madonna degli Angeli possiamo osservare questa scena che accade con la Madonna portata in volo da nuvole da angeli, però che si mette in contatto con l'umanità e anche dei santi, di San Francesco e di San Michele Arcangelo. Nel corso degli anni quest'opera di valorizzazione dell'opera pretiana è stata soprattutto concentrata sul confronto con i grandi maestri. Il museo ha esposto per la prima volta in Calabria un'opera di Caravaggio, ha esposto le opere di Guercino o dei maestri del Seicento che Mattia Preti conobbe a Napoli nel suo periodo di maggiore affermazione creativa. Il museo ha soprattutto guardato al recupero e dell'arte del Novecento, e tanti artisti hanno trovato in questo luogo un luogo privilegiato per poter esporre le loro opere, quindi da Angelo Savelli a Mimmo Rotella, Francesco Guerrieri, Lia Drei, che si trovano nella sezione dedicata al Novecento e all'arte contemporanea. Quindi attualmente possiamo dire che in Calabria il museo si caratterizza per questa particolare raccolta di opere d'arte che guardano al futuro. Dallo scorso anno 2023 il Museo Civico di Taverna è entrato a far parte del Sistema Museale Nazionale. È un traguardo importante perché il museo è l'unico nella provincia di Catanzaro ad aver ottenuto questo riconoscimento, ma questo lo si deve anche al percorso di visita che il museo garantisce, collegato anche alla fruizione della Chiesa Monumentale di San Domenico, dove l'opera di Mattia Preti trova la maggiore visibilità, e dove c'è anche il suo altare patronale fondato da Mattia Preti alla fine degli anni Ottanta. Da considerare in modo particolare questa fondazione, perché comunque di fatto Mattia Preti lavorò una vita per poter ritornare nel suo luogo di origine e avere questa presenza nella chiesa che nel Seicento era la chiesa esclusiva dei nobili. Quindi un po' una conquista, un riscatto sociale che è significativo per la Calabria, come avviene per tanti calabresi emigrati che tornano nei luoghi di origine per avere una maggiore affermazione, visibilità. E Mattia Preti in questo è stato un precursore, proprio perché con il sedile di nobiltà la sua famiglia era stata esclusa da questo famoso elenco, e lui invece attraverso il suo lavoro, la nomina di Cavaliere di Malta, riuscì a riscattare il cognome Preti e tornare nel suo luogo di origine, fondando addirittura un altare nobiliare. Nell'altare di famiglia, proprio dedicato a San Giovanni Battista, c'è proprio questa allegoria dell'artista che si mostra con in mano il pennello e la spada, che di fatto sono due simboli che Mattia Preti utilizzò in modo particolare durante tutta la sua vita, ma soprattutto attraverso l'allegoria del pennello riuscì a superare il tempo, e di fatto dopo secoli non riusciamo a riconoscere questa presenza, invece abbiamo dimenticato la presenza dei nobili, e soprattutto anche divulgando il messaggio del cristianesimo, i temi del Vangelo, che comunque diventano eterni
nella trasformazione della pittura e dell'arte. Sempre nella chiesa monumentale di San Domenico c'è questa immagine centrale che doveva all'epoca, consideriamo il tardo Seicento, la particolarità che si viveva anche nella devozione popolare, doveva quasi incutere timore, cioè questa immagine del Cristo, noi lo chiamiamo il Cristo fulminante, ma in realtà è la visione di San Domenico che incuteva quasi paura, terrore, un'immagine che si ricollega anche al Cristo michelangelesco della Cappella Sistina, solo che in questo caso non è un Cristo che segna e indica, ma è un Cristo che addirittura ha nelle mani i fulmini, e questo è invece un altro aspetto che si collega alle origini greche di questo luogo, cioè Taverna era una colonia greca che poi ha avuto diversi spostamenti nell'entroterra, però la cultura greca è rimasta nel DNA sia di Mattia Preti ma anche di tanti intellettuali e artisti dell'epoca, ed è stata poi tradotta in forma cristiana, possiamo dire. Poi c'è l'aspetto anche che comunque era una chiesa dei Domenicani, quindi le opere venivano anche concordate con aspetti teologici e con aspetti che dovevano comunque essere un segno importante nella devozione popolare. Nella sezione d'arte contemporanea, che ha un percorso cronologico che va dagli anni 50-60 ai primi del Novecento, bisogna porre l'attenzione alla sala dedicata ad Ercole Drei. Questo perché comunque, dopo tanti anni, a parte i confronti con l'opera pretiana, i rapporti con i musei, con le università, negli ultimi 3 anni il museo ha avuto inviti, richieste di prestito per grandi mostre che sono state realizzate in Italia. Mi riferisco alle opere di Klimt, alle mostre sulle secessioni europee. E l'opera di Ercole Drei è stata particolarmente attenzionata e quindi è l'opera più importante che si trova in questa sezione. Quindi sicuramente è gradita la partecipazione, la presenza degli studenti, degli studiosi che vivono in Calabria ma anche nelle altre regioni, per una visita al Museo Civico di Taverna, che comunque non è solo Mattia Preti ma può dare in qualche modo una sorta di sintesi, di messaggio delle presenze artistiche che hanno lavorato sia in Calabria ma anche in Italia, con tanti collegamenti, soprattutto con tanti artisti che poi sono, come Mattia Preti, sono andati via, hanno vissuto l'emigrazione, però sono tornati, come è tornato Mattia Preti. Ed eccoci insieme all'assessora alla cultura, Clementina, ben trovata. Grazie. Grazie per questa bellissima ospitalità e per questa giornata trascorsa qui a Taverna. Mattia Preti è il nucleo centrale di Taverna per tutti quanti e credo anche per voi tavernesi. Cosa fa l'amministrazione, in particolare il tuo assessorato alla cultura, per questo grande artista? Ma intanto diciamo il lavoro che l'amministrazione comunale, che le amministrazioni comunali comunque che si sono succedute negli anni qui a Taverna hanno posto come primo obiettivo del loro lavoro la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di questo grande nostro concittadino Mattia Preti e non solo di Gregorio Preti, ma Taverna, come sapete, è culla della cultura, è un punto di riferimento
nello scacchiere culturale della nostra regione e dell'Italia, quindi sono state fatte tantissime iniziative. Mi soffermo su quelle che si sono svolte negli ultimi anni, intanto nel 2017 in occasione proprio della celebrazione del 25esimo anniversario della nascita del nostro Museo Civico, abbiamo realizzato una mostra di alta valenza culturale basata sul confronto tra Guercino e Mattia Preti, perché sappiamo che Mattia Preti conobbe il Guercino, lavorò a Cento, lavorò a Modena e quindi abbiamo realizzato proprio questa mostra portando circa 16 tele da Cento nel nostro comune. Quindi diciamo idealmente dopo 400 anni Guercino e Mattia Preti si sono incontrati proprio qui a Taverna. Nel 2018 abbiamo realizzato anche una importantissima mostra basata sul confronto tra Mattia Preti e l'arte napoletana in genere, quindi abbiamo realizzato questa mostra attraverso la collaborazione con l'Università L'Orientale di Napoli, con il Museo di San Martino. E in più l'anno successivo un'altra importantissima mostra basata sul Settecento dell'Italia meridionale, ma non solo pittura ma anche scultura, musica, quindi l'arte in tutte le sue accezioni. Quindi nel 2022 abbiamo realizzato la mostra sul grande artista Gregorio Preti in occasione proprio dell'anniversario della sua morte, perché questo artista che per alcuni è nell'ombra, vive all'ombra di Mattia Preti, ma non è così, perché è un artista importantissimo, insomma grandissimo. Ma a Taverna non soltanto è famosa per Mattia Preti, ma anche per tante altre cose, per la cultura in generale. Sì, per la cultura in generale, e intanto volevo dire che stiamo realizzando un importante progetto dal titolo Viseum, che si basa sulla valorizzazione di tutto il patrimonio, e in collaborazione anche con l'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace allestiremo una mostra con i pezzi più importanti che si trovano nelle chiese, quindi sarà allestita questa mostra nel Museo Civico. E poi diciamo che siamo attenti anche alle problematiche diciamo ambientali. Due anni fa è stata allestita una mostra importantissima a cui hanno partecipato artisti importanti di tutta Italia sui mutamenti climatici, e proprio in collaborazione con il Parco Nazionale della Sila. Quindi questa mostra è stata dislocata su due punti, il Museo Civico e il Parco Nazionale della Sila. E per il futuro che progetti ci sono? E intanto per il futuro abbiamo tanti progetti, ma uno che voglio menzionare è proprio quella della candidatura di Taverna Capitale della Cultura 2027, una sfida importante perché sappiamo il patrimonio inestimabile che Taverna possiede, sia dal punto di vista culturale, artistico, storico, ma ambientale. Quindi questo sarà un punto di partenza, per pensare il nostro futuro. Quindi saremo a breve, presenteremo il dossier che dovrà essere fatto proprio con un progetto che possa pensare a Taverna del futuro. La scuola di Taverna ha avuto anche un grande riconoscimento, ce ne puoi parlare? Sì, siamo veramente felici e orgogliosi, perché non è la vittoria di Taverna ma è la vittoria della Calabria tutta, perché l'Istituto Comprensivo di Taverna, e precisamente la scuola secondaria di primo grado Mattia Preti, due anni fa ha partecipato al concorso per la realizzazione di un bozzetto delle mascotte di Milano Cortina 2026. Quindi hanno i nostri ragazzi, cinque ragazzi bravissimi,
seguiti dalla loro professoressa Gabriella Rotondaro, hanno partecipato a questo progetto e hanno realizzato la mascotte, pensandola come due ermellini, uno bianco, uno marrone, che rappresentassero appunto i valori dello sport delle Olimpiadi, e hanno superato questa selezione tra 1600 elaborati provenienti da tutte le scuole d'Italia e hanno vinto. Abbiamo vinto e quindi siamo veramente felici, perché il nome di Taverna sarà esportato fuori dai confini regionali, fuori dai confini nazionali, non solo per quello che possiede, insomma, per la sua arte, ma anche per questo, perché le mascotte delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono nate a Taverna dalla genialità e dal talento di 5 ragazzi, e quindi ne siamo orgogliosi. Complimenti. Beh, Taverna è anche famosa per il palio che si svolge ogni anno. Sì, dal 2007 è nata qui a Taverna un'associazione, l'associazione Trischene, che ha come obiettivo quello di promuovere la storia medievale di Taverna, e quindi ogni anno, nella seconda domenica di giugno di solito, si svolge questo palio dei rioni trischenei, che coinvolgono i tre rioni principali della città di Taverna, che sono il rione di Santa Maria, di Santa Barbara e di San Domenico. Quindi c'è una sfida tra sbandieratori, tra armigeri, e il vincitore vince questo titolo del palio dei rioni trischenei. Bene, noi abbiamo concluso la nostra intervista, grazie Assessora. Noi ringraziamo voi per questa disponibilità, per questa possibilità di promuovere questo nostro territorio. E tanti auguri per la capitale della cultura. Grazie. Ed eccoci, siamo insieme al sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino. Ben trovato, sindaco, grazie per l'accoglienza e l'ospitalità. Ci troviamo all'interno della sala consiliare del comune. È particolare questa sala perché si trova all'interno dell'ex convento dei Domenicani. Dico bene, sindaco? Sì. Siamo all'interno del complesso monumentale di San Domenico, dove ci sono gli uffici comunali. Nella parte superiore, poi abbiamo il museo civico del primo e nel secondo piano, e poi collegata abbiamo la chiesa di San Domenico, dove all'interno ci sono i quadri di Mattia Preti. Prima di iniziare a farle delle domande sul suo ufficio, sulla sua attività comunque di sindaco, vorrei fare un breve omaggio a Mattia Preti, perché venendo a Taverna è impossibile non parlare di Mattia Preti. Lui è stato anche investito del titolo di Cavaliere di Malta, perché gli ultimi anni della sua vita li trascorse a Malta, e poi fu soprannominato anche Cavaliere Calabrese. Come ha inciso nella sua vita e comunque nella vita di tutti i tavernesi questa grande figura artistica? Mattia Preti è presente ogni giorno nella vita sia mia di sindaco, di attività di sindaco, e sia nella vita dei tavernesi tutti, perché è un motivo di vanto per la nostra comunità. Infatti è uno dei maggiori pittori del Seicento. Lui è vero, è vissuto a Malta, però ha mantenuto sempre i rapporti con Taverna. Infatti le opere che noi troviamo nelle chiese, sia di San Domenico e sia di Santa Barbara, sono appunto le opere che lui donava alla comunità di Taverna. Tutte le nostre principali attività culturali ruotano intorno alla figura di Mattia Preti. Infatti noi vantiamo numerose collaborazioni con Malta, con l'Università anche di Malta, con l'Università Orientale di Napoli, con la Pinacoteca di Cento. Abbiamo fatto delle importanti iniziative. Sindaco, quali sono le attività che come amministrazione avete già realizzato, sia per quanto riguarda il turismo, sia per la sua città, e quali quelle che avete in prospetto di realizzare? Allora, noi le attività che abbiamo già concluso sono tutte le attività relative al bando Borghi della Regione Calabria. Noi infatti eravamo
uno dei comuni aggiudicatari di questo importante finanziamento, che ha visto la realizzazione di tutta una serie di opere infrastrutturali, la realizzazione non ultima è la di Piazza San Sebastiano, che è da qualche mese accessibile al pubblico, dove lì troverete anche l'immagine di Mattia e di Gregorio Preti. E poi c'erano tutta una serie di attività di natura immateriale. Quindi abbiamo fatto un'importante mostra a dicembre 2022 sulla figura di Gregorio Preti. Attualmente siamo beneficiari di un importante finanziamento sulla linea del PNRR, che è abbattimento delle barriere per migliorare l'accessibilità al Museo Civico, che tra le tante iniziative su questa misura c'è anche la chiusura del chiostro di San Domenico, quindi che ci consentirà di realizzare nuovi spazi espositivi, anche perché è in itinere un importante progetto che sta curando da vicino il direttore del Museo Civico, il professore Pino Valentino, per esporre dei reperti archeologici, perché Taverna è qui posizionata, però noi proveniamo da Uria e lì ci sono degli importanti reperti archeologici che abbiamo chiesto, e quindi faremo questa importante mostra che si chiama appunto Viseum, comunicare il patrimonio di Taverna a 360 gradi, dove è coinvolta anche la curia di Catanzaro, perché metteremo alla luce, renderemo fruibili anche importanti opere e importanti reperti argenti che sono presenti all'interno delle nostre chiese, che però non sono totalmente fruibili al pubblico. Un'altra importante iniziativa è relativa alla candidatura di Taverna come capitale della cultura. Noi ci siamo candidati per il 2027. Credo che Taverna abbia le carte in regola per poter competere e competere bene, anche perché oltre alla questione culturale, a tutto il patrimonio culturale che abbiamo, c'è anche un patrimonio ambientale da spendere, perché Taverna è all'interno del Parco Nazionale della Sila, ha un'estensione territoriale di circa 14.000 ettari, confina con tre province e porta con sé questo patrimonio ambientale che deve essere conosciuto e soprattutto difeso. Quindi noi crediamo che abbiamo veramente le carte in regola per poter competere e giocarcela fino alla fine. Sindaco, a proposito della Sila, quali attrattive turistiche cercherete o state cercando di sviluppare lungo i percorsi naturalistici della piccola Sila? La Sila Piccola, oltre ad essere un forte attrattore ambientale, porta con sé in dote decine e decine di infrastrutture ricettive, alberghiere che con gli anni, e questo bisogna dare atto anche agli imprenditori locali, con gli anni si sono notevolmente migliorati. Inoltre Villaggio Mancuso, tutto l'altopiano della Sila ricadente nel territorio del Comune di Taverna, rientra all'interno della ciclovia dei parchi, che partono appunto dal Pollino e arrivano fino a Reggio Calabria. Sappiamo bene che il turismo lento oggi è qualcosa che deve essere sostenuto anche in Calabria, anche perché specie nel nord Europa, nel nord Italia sono tantissimi appassionati di ciclo turismo, e quindi un plauso alla regione Calabria che ha ideato questa importante arteria. Inoltre sempre in Sila, in località Monaco, abbiamo il centro visite d'Antonio Garcia, che è gestito dal raggruppamento dei carabinieri della biodiversità, che è veramente qualcosa che attira decine e decine di scolaresche, specie in questo periodo dell'anno.
Ogni anno qui a Taverna si verifica un evento bellissimo che è la transumanza. In cosa consiste? Allora, la transumanza è qualcosa, diciamo, di veramente straordinario, di veramente arcaico. Nel mese di giugno abbiamo la transumanza, che dal mare i capi di bestiame, soprattutto la razza podonica, che è una razza autoctona, dal mare salgono, diciamo, in montagna. Oggi sul tema, diciamo, della transumanza c'è una grande attenzione. La transumanza è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio da salvaguardare, perché porta con sé la nostra, diciamo, vera identità. E noi come amministrazione, anche con i club UNESCO, con le diverse associazioni che operano sul territorio, siamo impegnati a valorizzare e a rendere di nuovo fruibile i tratturi, che sono veramente i percorsi che dal mare portano alla montagna centinaia e centinaia di capi di bestiame. Sindaco, da quanto tempo lei amministra Taverna? Io sono alla seconda legislatura, sono sindaco dal 2015, quindi il 2025 scadrà il secondo mandato, e quindi è stata veramente un'attività intensa, anche perché oggi fare l'amministratore, fare il sindaco è veramente difficile, anche perché i comuni sono l'ultimo baluardo democratico presente sul territorio nazionale, anche perché siamo quelle persone, siamo le istituzioni immediatamente più vicina al cittadino. Anche l'ente, diciamo, intermedio regionale, poi i parlamentari sono già un qualcosa che è distante anni luce da quelle che sono veramente i bisogni e le realtà quotidiane che noi ci troviamo ad affrontare e a risolvere soprattutto. Bene, sindaco, io la ringrazio. Noi abbiamo davvero passato una bellissima giornata oggi visitando Taverna. In conclusione, le chiedo se vuole inviare un messaggio ai nostri telespettatori per invitarli a venire qui a Taverna a visitare questa bellezza. Io ringrazio ovviamente voi, ringrazio Gemma TV per questa straordinaria puntata che ha regalato a Taverna. L'invito che faccio è quello sì di venire a Taverna a visitare, diciamo, le bellezze culturali e ambientali di Taverna, ma soprattutto di seguire questa splendida rete televisiva che ogni giorno arricchisce sempre di più i telespettatori, facendo conoscere tutti i bellissimi borghi della Calabria. Quindi vi ringrazio veramente di cuore di essere qui presenti questa mattina. Grazie ancora e auguri per la sua attività.